proprio come voi e come il resto d'Italia sono barricata in casa anch'io e da qui oggi vorrei parlarvi di una delle difficoltà più grandi che state affrontando in questo particolare momento, e cioè la rinuncia a tutti quegli svaghi e divertimenti che a fine giornata vi permettevano di staccare un po' la testa e passare qualche ora di spensieratezza insieme ai vostri amici. È ovvio infatti che, specialmente per i più giovani, la fase serale sia di particolare importanza. Infatti, dopo aver svolto tutte le attività quotidiane, dopo aver studiato, almeno spero che un pochino stiate studiando, vi sentite giustamente con il calare del sole legittimati al riposo o allo svago e al divertimento, perché no, è giusto così. È un momento in cui anche a livello simbolico succede qualcosa, nel senso che con il calare del sole e l'avvenire della notte sembra che i codici e le norme che valgono durante il giorno vengano, se non annullati, in qualche modo sostituiti da nuove norme, nuovi codici che appartengono ad un'altra dimensione, la dimensione notturna, appunto. Una dimensione in cui gli adolescenti si sentono un po' più liberi e sicuramente più predisposti a sperimentare la propria autenticità, proprio perché svincolati da tutte le aspettative che genitori, insegnanti e adulti di riferimento vari proiettano su di voi durante il giorno. Insomma, vi sentite più liberi e sembra un po' un controsenso, perché in questa situazione di quarantena sembra che questa libertà vi sia stata totalmente negata. Siete stati bravissimi e anche per forza di cose avete dovuto rinunciare a aperitivi, cene fuori, ma anche il semplice vedersi con gli amici dentro casa per fare un gioco da tavolo o per condividere un film. E sembra che questo momento di quarantena appunto ci privi di tutto questo e ci porti ad una condizione di isolamento e solitudine. Ricordiamo anche che le ore serali, quando si è costretti a stare soli, sono anche le ore in cui è più probabile che affiorino dei sentimenti di sconforto e di tristezza. Per evitare tutto questo, però, ci sono dei modi, e effettivamente ciò a cui si sta assistendo è una tendenza inversa rispetto all'isolamento, nel senso che pensiamo al fenomeno delle video chat. Ogni sera milioni di italiani si mettono in contatto video, mantenendo e anche riallacciando rapporti con persone che sembrano lontane, ma che in realtà grazie alla tecnologia possiamo avere proprio dentro casa nostra. Ci sono i modi per passare delle serate in compagnia. Noi in questo video vogliamo darvi appunto dei piccoli consigli su come trascorrere una serata diversa in compagnia dei vostri amici, anche essendo in quarantena e quindi stando lontani ma vicini. E parlo al plurale perché per fare questo mi farò aiutare da un mio caro amico e collega che vado appunto a videochiamare. E vediamo se mi risponde. Oi, ciao Dani! Ciao Robby! Com'è che ti sei chittata così? Che sei andata a fare un giro in salotto? No Dani, il video per i ragazzi, per i consigli sulla serata in quarantena. Ah, giusto, il video! Ok, allora per i nostri ragazzi mi do una sistemata pure io. Eccoci dunque ragazzi, come gli ha preannunciato la mia collega, con alcuni consigli su come affrontare le serate durante la quarantena e combattere la noia e la solitudine. C'è da dire che in questo periodo sicuramente la tecnologia viene in nostro aiuto, se infatti spesso si è parlato di questa come qualcosa che può avere un effetto negativo sulle relazioni sociali, andando a sostituire quegli incontri di persona che ora tanto ci mancano e rischiando di renderli meno spontanei a causa della mediazione di uno schermo, in questo momento sicuramente invece ci forniscono gli strumenti migliori per poter coltivare le nostre relazioni sociali. Andiamo quindi a vedere 5 consigli su come affrontare le serate durante la quarantena e sentirsi comunque vicino agli altri, seppur nella distanza. Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di utilizzare le video chat per cercare di trascorrere insieme quei momenti della giornata che solitamente si passano in compagnia, come l'aperitivo, la cena o la serata.
In questo modo, pur non potendo colmare la distanza fisica, avrete almeno la possibilità di utilizzare il canale visivo per potervi confrontare con i vostri amici, poter condividere le vostre giornate, come vi siete sentiti, come state passando la quarantena, o semplicemente per scambiare quattro chiacchiere in allegria. Ci sono diverse applicazioni che potete utilizzare a questo scopo. Oltre alle note Skype e WhatsApp, un'applicazione che sta riscuotendo molto successo ultimamente è Houseparty, che permette di creare delle room, delle stanze con i propri amici, fino ad un massimo di 8 persone. È possibile quindi invitare direttamente i propri amici e creare delle chat private o anche pubbliche in cui possono inserirsi delle persone sconosciute. In questo modo, anche a distanza, ci può essere l'occasione di conoscere persone nuove. Un'altra applicazione che potete utilizzare sempre a questo scopo invece è Zoom, che ha il pregio di dare la possibilità di svolgere delle videochiamate molto ampie, fino ad un massimo di 100 persone. Il limite invece è che la durata massima di una videochiamata è di 40 minuti, ma si può cominciare immediatamente una videochiamata non appena conclusa la precedente. Anche guardare un film insieme è possibile, pur rimanendo ognuno nella propria casa, e ci sono diverse applicazioni. Vi segnaliamo l'applicazione Simulwatch, che vi permette di trovare qualsiasi film disponibile online e di guardarlo insieme e commentarlo, insomma, con i vostri amici. Ma in questo vi viene incontro anche la più popolare Netflix, che tutti conoscete, la maggior parte di voi già utilizzano. Perché con la nuova estensione di Netflix Party c'è la possibilità di sincronizzare tutti gli utenti facenti parte di questo party e di creare contestualmente una live chat in cui poter commentare qualsiasi cosa stiate guardando. Perciò, se pensavate di esservi liberati dell'amico che durante i film parla continuamente e non vi fa capire nulla, sappiate che avete la possibilità di tornare a guardare un film anche con lui. Un altro consiglio che vogliamo darvi per provare a svagarvi e passare un po' di tempo in allegria è quello di condividere insieme un gioco da tavolo. Per tutti gli amanti dei giochi da tavolo, infatti, c'è la possibilità di organizzare delle partite anche a distanza con i propri amici. La maggior parte dei giochi più celebri, dagli scacchi al risico al Monopoli, permettono infatti, scaricando l'applicazione specifica del gioco, di organizzare partite condivise, sia private che pubbliche. Sicuramente non è la stessa cosa che giocare dal vivo, ma il risultato è comunque soddisfacente. Le 6 di pomeriggio durante questa quarantena sono diventate a tutti gli effetti il momento social della giornata, in quanto in moltissimi quartieri di Roma, ma anche nel resto delle città d'Italia, si è presa questa abitudine di ritrovarsi sui balconi, sui terrazzi alle 18 per ballare, cantare o suonare insieme e per sfogarsi un pochino, diciamo, dopo tutta la giornata passata dentro casa. È una bella opportunità per i giovani perché prima della quarantena gli schiamazzi, la musica alta, la confusione in generale non venivano troppo ben visti dal vicinato e invece adesso che anche gli adulti sono costretti in casa hanno bisogno anche loro di sfogarsi un po' nell'ora dell'happy hour. Allora alle 18 di pomeriggio tutti in terrazzo. Per passare questo momento di divertimento e di condivisione sia con la propria famiglia che con il resto del vicinato e diciamo un'occasione per mantenere dei rapporti sociali a distanza di sicurezza e per divertirsi un po' tutti insieme. L'ultimo consiglio vogliamo dedicarlo a tutti gli amanti della danza e della musica, a quelli che proprio non ce la fanno a resistere il sabato sera senza andare a ballare. Proprio per voi, alcuni locali e discoteche di tutta Italia si sono organizzati per trasmettere live in streaming alcuni dei loro DJ set. Basta quindi cercare sui siti dei locali quali sono quelli che aderiscono a questa iniziativa, collegarsi da Instagram o Facebook e potrete così ricreare dentro la vostra casa l'atmosfera delle vostre discoteche preferite. È molto importante in questo periodo di reclusione tenere da conto l'effetto benefico che hanno la musica e la danza sul corpo e sulla psiche. La ritmicità e le melodie, infatti, forniscono un senso di tranquillità ed armonia e aiutano anche a gestire le emozioni come l'ansia e la paura che possono essere generate da questo periodo di isolamento. Il ballo, inoltre, aumenta anche la produzione di endorfine, che aiutano a donare un senso di benessere fisico. In questo periodo, quindi, anche se a distanza, riuscire a ricreare una dimensione collettiva della danza può aprire un canale simbolico in grado di attivare risorse emotive legate alla gioia, alla condivisione e alla forza di andare avanti. Bene ragazzi, spero che i nostri consigli possano esservi d'aiuto. Se volete inviarci commenti e riflessioni, potete utilizzare i nostri contatti. Noi siamo qui, tenete duro.
lontani ma vicini.